Io vi presento la prossima relatrice, che è un'amica e è quella che mi ha aperto un mondo, perché la definizione che abbiamo letto prima di economia del benessere, ovviamente, non è facile da capire, perché in economia il benessere non viene spiegato. Cioè, non è che in economia trovi ampi trattati su come si raggiunge il benessere delle persone. Ti spiegano come si raggiunge il profitto, la rendita finanziaria, come funzionano i mercati finanziari, ma del benessere, del soddisfacimento dei bisogni non si trova granché. E allora do la parola a Filomena che ci parlerà di qual è l'importanza nell'economia di non considerare più il profitto come fine, ma il benessere per tutti. Al posto degli uomini abbiamo sostituito i numeri e alla compassione nei confronti della sofferenza umana abbiamo sostituito l'assillo degli equilibri contabili. Ripeto, non ho problemi. Il basso il volume. Ripeto, non ho problemi. Anche perché non è una frase mia. Non è una frase mia. Sì, ecco, magari il terzo braccio oggi ha deciso di non lavorare. L'ingegnere ha risolto il problema. Non era una frase mia, ma la ripeto anche perché chi l'ha definita questo concetto è un personaggio più importante di me. Al posto degli uomini abbiamo sostituito nu i numeri e alla compassione nei confronti delle sofferenze umane abbiamo sostituito l'assillo degli equilibri contabili. È un po' la logica che abbiamo visto finora, è che il professor Federico Caffè aveva molto ben definito in poche parole. Il disastro è tutto lì. È tutto lì. Questo vuol dire che una logica di gestione che ha messo al centro altri numeri, altri valori, ha prodotto nelle nostre società delle fragilità che sono diventati rischi. Questi rischi si sono trasformati poi in crisi e in emergenze, le abbiamo vissute tutte, di tutti i tipi, io non sono qui ad elencarli. Questo vuol dire che in fondo noi dobbiamo cominciare una rivoluzione copernicana. La rivoluzione copernicana vuol dire rimettere al centro delle decisioni il benessere delle persone, vuol dire mettere le persone al centro delle decisioni. Queste decisioni sono dei singoli, ma sono soprattutto degli amministratori, ma anche di altri stakeholder. Cosa vuol dire benessere? Non c'è un libro sacro dove è definito. Ogni paese ha una propria storia, come veniva ricordato prima, una propria cultura, un proprio territorio, e tutto questo deve confluire in una definizione condivisa di benessere. Il nostro paese è fortunato, non tutti lo sanno, che tra tutte le cose positive abbiamo anche un sistema di indicatori che consente veramente di monitorare il benessere, perché la chiave è lì. I numeri vanno cambiati, non dobbiamo farne a meno, dobbiamo fare in modo che quei numeri descrivano le nostre vite e non descrivano altri fenomeni. Quei fenomeni sono importanti, ma devono essere una conseguenza delle vite, ma vite di qualità, la qualità della vita. Questo sistema di indicatori esiste, è stato definito dall'Istat, è noto con una sigla, BES, benessere equo e sostenibile, è uno strumento che può essere migliorato, deve essere anche modificato perché il tempo passa, quindi e anche la vita delle persone cambia e quindi anche questo strumento deve essere migliorato. Ma perché è importante avere questo strumento che superi, che aggiunga dei numeri che descrivano la vita delle persone? Perché non solo è importante che la vita delle persone venga descritta dai numeri,
ma perché vengano prese le decisioni giuste. E queste decisioni devono essere valutate. E qui bisogna aggiungere un'altra questione importante, che è la cultura della valutazione, fatta nel modo corretto. Una valutazione, sono termini tecnici che però si sentono, ex ante, ex post, ovvero se mi proponi una legge di bilancio mi devi dire qual è l'impatto che questa legge avrà, ma sugli indicatori di benessere, non su quegli altri indicatori. Ex post, perché alla fine mi dovrai render conto di che cosa ha prodotto quella legge. Io faccio l'esempio della legge di bilancio, ma qualsiasi, perché è l'azione forse più significativa, ma non è l'unica. Mi deve essere detto qual è l'impatto che ha avuto sul benessere delle persone. E questa nuova cultura è necessaria non solo in chi amministra, ma anche nei cittadini, perché i cittadini devono chiedere conto di questo. Siamo in un momento di grandi crisi e di grandi emergenze, forse in questo momento non abbiamo bisogno di render conto di quanto è stato fatto in passato, parlano i fatti per noi, parlano i fatti per loro, parlano i fatti per la evidenziazione del benessere mancato nel nostro paese. Ma per raggiungere il benessere del paese, oltre agli indicatori, ci vuole una visione. Questa visione deve essere, tecnicamente si dice, sistemica, perché la realtà non è suddivisa in tanti pezzetti. Noi la possiamo osservare con tanti pezzetti. In fondo gli indicatori sono questo. Misuro tante cose, ma devo essere in grado di rimettere tutto insieme, perché la realtà è unica, la realtà è complessa, e se io intervengo in un punto di questa realtà posso avere delle ripercussioni in tanti altri punti, non necessariamente osservati da quell'unico indicatore. Ecco perché l'osservazione della realtà deve essere sistemica. E questa complessità deve essere rispettata non solo nel monitoraggio della realtà, ma anche nel governo della realtà. Noi abbiamo un governo con una struttura che è un po' antica. I ministeri, ogni ministero si occupa di un segmento della realtà, ma come ho cercato di spiegare, la realtà è sistemica. C'è un coordinamento fra tutti i ministeri. Qualcuno potrà dire sì, c'è il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri ratifica decisioni dei singoli ministeri. Quelle decisioni non sono armonizzate ed è questa un'altra delle rivoluzioni che andrebbe fatta, ovvero l'armonizzazione e il coordinamento fra tutti i ministeri. Vanno anche forse rivisti. E io faccio un esempio. Quando si parla di salute, e io mi permetto di dire, la salute non può essere perseguita, comunque non si possono fare progetti mirati alla salute della cittadinanza con un unico ministero. La salute è trasversale, tutti i ministeri dovrebbero promuovere azioni che rispettano la salute delle persone. Come vedete, quindi, già da un concetto molto semplice e fondamentale per il benessere delle persone, ovvero la salute, il coordinamento è necessario. Si potrebbero fare tanti esempi. Concludo molto brevemente questo intervento dicendo che quella rivoluzione copernicana che citavo all'inizio è quella che rimette al centro delle decisioni dei singoli ma anche delle comunità il benessere delle persone, un benessere che per questo è chiamato integrale, ovvero deve essere sistemico. E in fondo tutto questo vuol dire che stiamo costruendo anche con questi eventi, in questi momenti, un nuovo umanesimo, e non poteva che essere in Italia e l'Italia a far crescere questa idea di nuovo umanesimo. Grazie. Grazie a te, Filomena. Mi hai fatto venire in mente una frase che nell'intervento iniziale al convegno di venerdì alla Facoltà di Teologia di Cagliari, il vicepreside della facoltà ha fatto un intervento e ha richiamato una frase di Papa Francesco che lì per lì mi è sembrata un po' forte, poi ci ho riflettuto che in realtà è la realtà.
Oggi abbiamo un'economia che uccide. È una frase che fa pensare parecchio, ma poi ho fatto due conti, due riflessioni, ho detto ma l'economia davvero uccide, perché quando lo Stato taglia la spesa di manutenzione del territorio e a causa di questo ci sono frane, alluvioni e la gente muore, e questa è un'economia che uccide. Quando lo Stato decide per problemi di bilancio di privatizzare le autostrade, dandole a mano dei privati, che poi sapendo che il ponte di Genova era pericolante lo lasciano lì e per le logiche di profitto e muoiono 43 persone con tutti quanti i danni che tutte le persone hanno subito, e quella è un'economia che uccide. L'economia che taglia la spesa alla sanità e che ha provocato nel 2020-2021 la morte di persone che non avevano sufficienti posti letto, posti di soccorso per essere curati, questa è un'economia che uccide. Allora quello che noi dobbiamo fare è che se questa economia uccide perché la logica è il profitto e la rendita finanziaria, quando invece sappiamo che il denaro lo si può creare con un click, perché come diceva Aristotele è un fatto puramente convenzionale, E qui la cosa diventa grave. Non scegliere di creare moneta per risolvere questi problemi è una scelta che è criminale, perché uccide le persone letteralmente.